Cari fratelli e sorelle, grazie per essere qui all'apertura del Sinodo. Siete venuti di tante strade e chiese, ciascuna portando nel cuore domande e speranze. Sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le fatiche e i desideri dell'umanità. Ribadisco che il Sinodo non è un Parlamento, che il Sinodo non è un'indagine sulle opinioni, che il Sinodo è un momento ecclesiale e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. Fino al 2025 la Chiesa Universale è stata invitata a compiere un cammino sinodale. Con il Sinodo la Chiesa si chiede a che punto sia il proprio camminare insieme e quanto questo riesca ad essere realizzato nell'annuncio del Vangelo. Si interroga anche su quali possono essere le ispirazioni e le indicazioni un po' che lo Spirito Santo possa offrire affinché la Chiesa sia sempre più sinodale, cioè veramente capace di far camminare insieme le varie realtà che la costituiscono. Questo nostro cammino sinodale è un atto di amore verso Cristo, la Chiesa, verso i nostri fratelli uomini. Camminiamo insieme. Non lasciamoci paralizzare dalle paure e dalle resistenze delle abitudini. Apriamo il nostro cuore alla speranza di un bene maggiore e futuro. Entriamo con generosità in questa avventura, che etimologicamente indica un futuro che ci viene incontro. Apriamoci a questo futuro che ci viene incontro. Serve povertà di spirito, la povertà di chi aderisce al cammino storico della Chiesa. Abbiamo dedicato gran parte del 2022 all'ascolto interno rispetto alle parrocchie, cioè all'ascolto di quelle persone più vicine alla realtà ecclesiale, e sono stati costituiti all'interno delle parrocchie dei gruppi sinodali parrocchiali finalizzati proprio all'ascolto. In questo momento si intende invece ampliare un attimo lo sguardo e rivolgersi anche a delle realtà diverse che non sono state considerate nel primo momento. Realtà come ad esempio la famiglia, i giovani, il mondo del lavoro, i poveri. Quindi realtà che difficilmente trovano a volte uno spazio all'interno delle nostre realtà ecclesiali. Soprattutto difficilmente trovano uno spazio per essere ascoltati
state per esprimere il proprio concetto di Chiesa, per verificare se si sentono appunto accolti e parte integrante della realtà ecclesiale. Di volontariato vincenziano della Sardegna hanno meditato e discusso, ognuno nel proprio ambiente, della propria realtà, vivendo la propria realtà, per aiutare le persone, per lavorare tutti insieme, essere missionari anche noi, le persone che sono in più difficoltà, forse perché si sentono sole, forse perché non hanno lavoro, si sentono un po' emarginati, non vanno più neanche in chiesa. Bisogna aiutare queste persone a far parte della Chiesa, a entrare in sintonia con la Chiesa, a sentirsi parte integrante della Chiesa. Le istruzioni di Gesù offerte lungo il cammino con i suoi discepoli furono importante punto di riferimento nelle prime comunità cristiane, comunità che dovettero affrontare le nostre stesse fatiche, chiedersi chi siamo, perché ci siamo, come dobbiamo agire, qual è il senso della nostra sequela. Il dialogo di Gesù con i 12 discepoli mostra due dimensioni del cammino faticoso che anche i futuri apostoli dovettero fare per maturare una consapevolezza della propria chiamata ispirata al pensiero di Dio. Questa è la prima prospettiva del Sinodo. Li chiamò a sé, una Chiesa chiamata a stare attorno al suo Signore. Ozanam. In altri tempi il cristianesimo ha operato meraviglie. Ma ora cosa sa fare per l'umanità? E voi stesso che vi vantate d'essere cattolico, cosa fate per i poveri? Dove sono le opere che dimostrano la verità della fede a noi, che pure le attendiamo per convertirci? Con questa domanda un po' irriverente e provocatoria, uno studente universitario parigino si è rivolto al giovane docente Federico Ozanam. E il cuore di Federico ha saputo dare a questo interrogativo una risposta quando scrisse: «Bisogna fare la carità piuttosto che parlarne. Occorre vedere i poveri, amarli, convinti che rimarremo sempre loro debitori». In queste parole riecheggiano quelle di San Vincenzo. Dio ama i poveri e per conseguenza ama quelli che amano i poveri, incoraggiando così ogni uomo e donna di buona volontà che si mette al servizio del Vangelo. Sono stati tanti i missionari vincenziani, le figlie della carità, che la provvidenza ha portato in Sardegna. Hanno coinvolto in ogni angolo della nostra terra altrettanti laici, che impegnandosi nella carità hanno reso visibile l'amore di Dio per l'uomo. Tra questi, un uomo con degli occhi azzurri, dal riflesso di paradiso, che ai primi del Novecento girò la Sardegna in lungo e in largo, a piedi, sul carretto, in automobile, in treno, portando a tutti la buona notizia. Padre Manzella somigliava straordinariamente a San Vincenzo e chi non conosceva questo santo lo paragonava a Gesù stesso. Pellegrino di Cristo, voleva giungere alla porta di ogni peccatore e da San Vincenzo
apprese che nostro Signore Gesù Cristo è il vero modello, come un grande quadro invisibile sul quale devono prendere forma tutti i nostri gesti. La sua genialità missionaria consisteva nel suscitare negli altri la nostalgia di Dio. Egli ascoltava il disagio della gente, lo assorbiva, si immedesimava e lo trasformava in desiderio dell'Eterno. E ancora un altro, padre Nicola Abbo, trapiantato in Sardegna all'età di 50 anni. Si dedicò anima e corpo alla gente del quartiere di San Michele. Era costantemente impegnato a favore dei poveri. Trovò una comunità numerosa, bisognosa di una guida spirituale. Accanto alla piccola chiesetta, per sua iniziativa, qualche tempo dopo sorse un capannone in legno, adibito a sala proiezione cinematografica, che permetteva, soprattutto ai bambini del quartiere, di trascorrere qualche ora di svago. Come non ricordare le due figlie della carità che per 10 anni hanno vissuto insieme nella stessa casa e che hanno fatto delle ultime parole di Santa Luisa. Care sorelle, abbiate molta cura del servizio dei poveri, anche il proprio testamento di vita. Suor Teresa Tambelli e Suor Giuseppina Nicoli, due nomi che sono sulle labbra di chi continua ad affidarsi a loro nella preghiera. Hanno fatto dell'asilo della Marina un'università della carità. Con le loro damine entrarono nelle case dei poveri di tutta Cagliari, provvedendo a loro in tutto. Così leggiamo nei loro diari. 25esima visita, 31 agosto 1916. Le damine Enrichetta e Teresina, con la suora, si accingono a sfogliare le pagine del prezioso libro di meditazioni, Le visite ai poveri. Ed eccole nella prima casa, dove trovano un non so che di contentezza che lascia buona impressione sul loro spirito, poiché le sorelle non dimostrano la solita opprimente afflizione. Promettono fervorose preghiere per la guarigione di un'amica e ringraziano di quanto ricevono. Una lira, caffè, zucchero. Ora, quali parole potranno ritrarre il dolorosissimo quadro che si presenta in casa di un povero anziano? Le sue sofferenze straziano il cuore. Una tosse ostinata gli toglie persino il respiro. Ed egli, così affranto, invoca il santo nome di Dio e col crocifisso vicino dice di non pensare che a Lui. Dove, se non a quella fonte, potrebbe attingere tanta forza a soffrire? La moglie piange, raccontando tante miserie. È pietosa, porge al marito il gelato che gli viene dato, altri dolci, 4 uova e 50 centesimi. Lasciano in quella casa.
dove pesano le croci, ma è presente il Signore. Quando terminano le visite ai poveri, le damine fanno ritorno all'asilo, raccontano tutto alla superiora e si recano in cappella per ringraziare il Signore. Questo e tanto altro si potrebbe raccontare. E tu, cosa fai per i poveri?